Ragazzi, come state? Spero bene. Allora, oggi è abbastanza ventoso, come vedete. Ho una specie di post-it qua, quindi se per caso vedete sbandierare qualcosa di bianco qui, è il post-it che ho messo in modo da, contenere la quantità di luce che viene addosso all'obiettivo. Comunque, oggi facciamo una recensione un po' diversa dal solito perché, come vedete, ho questo playset della Megablocks, delle Monster High, che mi è stato regalato al compleanno ancora dalle mie amiche Sabrina e Daniela. E, le ringrazio ancora. E come vedete anche quella Barbie, sempre loro me l'hanno regalata per il compleanno. Sono stata felicissima perché è una delle mie fashionistas nuove preferite. Ok, partiamo subito con questa sottospecie di recensione che poi sarà un build playset, una roba del genere. Insomma, è ancora un po' da definire il titolo che darò a questa recensione. Comunque, allora, come vedete qui è come si presenta questo playset. Come vedete c'è il solito logo Monster High, c'è un artwork di Frankie, perché appunto questo playset è l'Electrifying Room di Frankie, o come dicono in spagnolo, che è molto più figo, l'abitazione elettrizzante. Spero di averlo letto giusto, corretto. Se non pronuncio bene è perché non so lo spagnolo. Ok, comunque, questa è come si presenta, diciamo, il playset. Come vedete c'è un'immagine del playset montato. Qua ci fanno una finestra sul personaggio che viene insieme al playset, ovvero Frankie, che è la mia Monster High preferita. Qualche accessorio che arriva con lei, una ragnatela. Poi qua ci dicono try me o pruébame in spagnolo. Però non lo proviamo adesso, perché lo proviamo dopo quando farò il build di tutto questo playset. Qui ci dicono in alto anche qua Frankenstein, ma noi sapevamo già che lei era Frankie. Girando invece il playset troviamo un artwork di Frankie, il logo Megablocks, perché appunto questo playset è fatto in collaborazione con il brand Monster High e il brand Megablocks, che sono sempre due brand appartenenti a Mattel. Successivamente, girando la scatola, diciamo, abbiamo di nuovo varie immagini del playset montato, e qua ci fanno vedere una panoramica generale, poi qua qualche momento, diciamo, di gioco con Frankie. Qua ci spiegano come funziona il letto. Se non lo sapete, molto tempo fa, quando iniziarono a uscire le prime Monster High, furono fatti anche i primi playset, come quello di Laguna nella sua Hydration Station, oppure appunto il letto di Frankie, proprio come questo, soltanto in versione per bambole, non piccolino come sarà appunto questo playset. Ed è molto bello quel letto, perché era veramente fatto molto bene. Magari vi posto una foto qua nel video da qualche parte, così lo vedete. Quindi qua ci spiegano come funziona il letto, mentre alla fine qua ci dicono collect them all, quindi vuol dire che questo è l'altro playset che è disponibile in questa serie della versione letti, insomma un po' dead tired, per capirci con che serie stiamo avendo a che fare, anche se i personaggi sono vestiti come le basic, perché come vedete Frankie ha lo stesso outfit della, appunto, basic. Adesso andiamo avanti. E niente, questa è la scatola in generale, perché è tutta così. Io direi che la apro e inizio subito a montare il playset, e voi vedete me adesso che monterò, e alla fine vi farò vedere esattamente com'è. È una recensione un po' diversa dal solito, appunto perché mi metterò proprio a montarlo, non mi sentirete parlare, vedrete solo uno speed building, come dire, insomma, così. Quindi vi lascio allo speed building.
Ecco ragazzi, questo è il playset montato, lo so, sono stata abbastanza imbarazzante in questo video perché a montarlo mi ci è voluto un pochino ed è stato... La parte più imbarazzante è stata quando dovevo aprire la scatola, sì lo so, non sia prima. Comunque, questo è come viene il playset, come vedete è piccolino, però è veramente carinissimo. Adesso vi mostro un po' più nel dettaglio. Allora, intanto volevo dirvi che questo è il libretto delle istruzioni. Un secondo, sposto il playset e poi lo vedremo meglio. Allora, questo è il libretto delle istruzioni, che poi non è tanto un libretto ed è simile al diario delle Monster High. Appena si apre troviamo una, diciamo, parte dove possiamo annotarci qualcosa. Questa è diciamo una specie di mini poster di Frankie in questa versione Mega Bloks e ci dice che lo possiamo tagliare. Successivamente, prima che inizino le istruzioni, ci dà una checklist di tutti i personaggi che appartengono a questa serie. Ci sono Frankie, Laguna, Gulia, Mialodie e Persephone, Venus, ma mi è venuto solo il cognome. Poi c'è Spectra, Claudine, Gulia di nuovo, Clio, Draculaura, un'altra Frankie, Claudine di nuovo, Laguna di nuovo e Clio nuovamente. Questi sono i personaggi che appunto fanno parte di questa serie di Mega Bloks. E finalmente so chi è Mialodie e chi è Persephone, anche se me l'avete detto mille volte, ma finalmente qua ce l'ho sempre scritto e in caso posso andare a guardare. Ok, questo è il libretto di istruzioni, infatti poi continua con tutte le istruzioni e niente, questo diciamo è la checklist di tutti i pezzi presenti nella scatola. Spero si veda qualcosa, ma mi sa che qua non mette a fuoco niente. Ecco, questa era la checklist, questo è come viene alla fine. Questo è il retro, semplicissimo. Niente, questo era il libretto delle istruzioni, compreso di checklist. Adesso vediamo meglio il playset, che è veramente carinissimo. Allora, questa è la nostra Frankie, che come vedete è in versione mignon, è articolata. Sono stata felice del fatto che fosse articolata. Vedete, ha le articolazioni alle gambe, alle spalle, gira pure la testa, le si possono togliere i capelli, anche la testa in realtà, a quanto pare. Testa e capelli possono essere tolti, qui indossa il suo cravattino, ha la gonnellina, insomma indossa il suo vestitino, diciamo, della versione basic. Le gambe mi fanno un pochino paura perché sembra che abbia qualche malformazione, però comunque non importa perché sono tutte quante fatte così, queste piccole Monster High versione Mega Bloks. In mano le ho messo il cellulare e adesso andiamo a vedere il resto. Come vedete, allora, mi sa che si era interrotto a un certo punto il video mentre finivo di assemblare tutto. Mi pare si sia interrotto quando stavo assemblando i vari pezzi della stanza. Comunque non vi preoccupate perché non ho fatto niente di così entusiasmante, ho solo aggiunto un pezzettino qua dietro in modo che tenesse su il letto. Allora, guardiamolo bene, da questa parte c'è una specie di scrivania, Frankie ha cose strane sopra, a parte il computer che si può aprire e chiudere, lo potete staccare, lo potete muovere, insomma potete fare di tutto. Qua c'è un piccolo muro che, come vi ho fatto vedere durante il video, si gira e rivela la foto di What's It, che è il cagnolino di Frankie. Qua c'è una ragnatela con il teschietto Monster High, oddio mi porto via tutto. Qua penso siano delle bibite o qualcosa del genere, o comunque trucchi, qualcosa di simile. Qua c'è una specie di leva per azionare il letto, non si aziona veramente, però insomma fa figo perché sembra una di quelle leve che appena la tirate giù fa partire l'elettricità ed è fighissima questa cosa, mi è piaciuta tanto il fatto che l'abbiano messa. Invece da questa parte c'è un altro di quei muri a scomparsa, c'è uno specchio che se viene girato rivela il portaborse, questa è la borsettina di Frankie. Qua c'è una candelina con un teschio alla base e poi arriviamo al letto. Il letto è possibile, come vedete, girarlo, è possibile inclinarlo su e giù e anche così in modo da dormire in una maniera abbastanza decente invece che dormire in piedi. Qui potete posizionare la vostra Frankie. E vi ricordate prima che diceva try me la scatola? Ecco, il try me è riferito a questo pulsantone giallo a forma di fulmine, non mi veniva la parola, mannaggia. E posizionate la vostra Frankie, quando premerete il pulsante diciamo che lei ricaricherà
le pile. Questo è quello che succede quando si preme il pulsante, fa delle luci, fa tre diverse cose di luci, insomma, giochi di luce. Questo era il piccolo playset della stanza elettrificante, elettrizzante, non so come dirlo, di Frankie. E spero vi sia piaciuta come recensione un po' alternativa, perché lo so, sono stata imbarazzante, me ne rendo conto, anche perché non sono molto portata per le, diciamo, costruzioni molto veloci. Infatti avete visto e vedrete che sarò molto lenta nel video. E niente ragazzi, volevo solo dirvi che questo era il playset, a me è piaciuto tantissimo e ringrazio ancora le mie due amiche per avermelo regalato per il compleanno. È davvero carinissimo come playset. Adesso devo solo trovare un posto dove metterlo, ovviamente. E niente, volevo solo avvisarvi che in caso prendeste il playset, Mattel dà dei pezzettini in più all'interno del degli stessi pezzi, ne dà in più in caso voi doveste perderli mai, e questi appunto sono dei pezzi di riserva. Niente ragazzi, io spero vi sia piaciuto, a me è piaciuto tantissimo. Se il video vi è piaciuto, come sempre mettete un mi piace e iscrivetevi al mio canale. Qui sotto nell'info box vi lascio tutte le informazioni relative a Facebook, Instagram, Telegram, tutto quanto. E niente ragazzi, noi ci vediamo alla prossima recensione, video, quello che sarà. E vi mando un bacione, anche perché adesso vado a mangiare che ho una fame da lupi. E ciao!